Ci sono prove difficili da superare e questa che ci costringe forzatamente a rimanere a casa è una di quelle e che può essere affrontata soltanto se sapremo remare tutti nella stessa direzione. In questa circostanza desidero rivolgermi a tutti i cittadini che sono chiamati a collaborare con le forze di polizia, con i militari, impegnati in una operazione inedita di tutela della salute pubblica. E quindi mi corre l'obbligo di ringraziare le donne e gli uomini in divisa, a cui va il mio riconoscimento e la mia gratitudine per il lavoro prezioso che stanno ponendo in essere con la consueta disponibilità, professionalità e umanità. In questo momento difficile occorre che ognuno svolga un'attività di informazione, nel senso che occorre modificare il proprio stile di vita, i nostri comportamenti. E da un lato ci siamo noi cittadini, chiamati ad osservare delle regole dettate dal governo per arginare la diffusione del coronavirus. E dall'altra però c'è l'impegno delle forze di polizia a svolgere delle incisive verifiche per evitare che dei comportamenti non responsabili possano incidere sulla salute degli altri cittadini. E nello stesso tempo le forze di polizia sono vicino alle nostre comunità e alle persone più fragili. E penso agli anziani che vivono un momento di disorientamento. È richiesto uno sforzo comune, consapevole della difficoltà del momento. Nessuno escluso, nessuno si può sentire escluso dall'osservare alcune regole principali che sono fondamentali perché la diffusione del coronavirus venga man mano a diminuire. E penso anche ai giovani che ancora non hanno la piena consapevolezza di alcuni comportamenti che devono essere assolutamente vietati e quindi comportamenti che sono superficiali e quindi a loro mi rivolgo in particolar modo perché assumano anche loro la responsabilità necessaria in questo momento. Come ministro e come cittadino voglio rinnovare la mia profonda gratitudine anche ai medici, agli operatori sanitari, agli infermieri che davvero in questo momento hanno dato un grandissimo impegno e con un altissimo senso del dovere, rappresentando un esempio per tutto il Paese. Vorrei ringraziare anche la Protezione Civile che come sempre rappresenta un importante punto di riferimento per tutte le istituzioni. E infine, permettetemi, un ringraziamento va a tutti i prefetti e a tutto il personale dell'amministrazione dell'interno che sta operando con grandissimo impegno e in sinergia con tutte le istituzioni, sia al centro che sul territorio. Grazie.